Non vi preoccupate, non è successo nulla di grave. L'unica cosa è che ho preso una buca e si è danneggiato il supporto del cambio, non so che altro. Poi mi faranno sapere più precisamente. Ok, volevo innanzitutto precisare il fatto che questo episodio è successo a luglio del 2021. Sono passati un po' di mesi, allora vi starete chiedendo perché sto registrando il video adesso, semplicemente perché volevo far passare qualche mese per sbollentare un po'. Ero un po' troppo arrabbiato, non volevo dire cose di cui poi mi sarei pentito, ma il fatto è che sono ancora molto arrabbiato, o meglio, scusatemi il francesismo, sono proprio incazzato nero, perché paghiamo delle tasse, paghiamo il bollo dell'auto che, da quello che so, serve proprio per la manutenzione delle strade. Ma quei soldi dove cazzo vanno a finire? Ma vi sembra normale che ci siamo abituati a camminare per delle strade che si trovano dei buchi, dei crateri, o meglio, sembrano che siano caduti dei meteoriti? Qua con queste buche, al posto di estinguersi i dinosauri, ci estingueremo noi? Non so, ci sono delle buche che se ci vai a finire dentro non sai quando è che esci. Cioè, non possiamo continuare così. È vero, magari tra di voi ci sarà quello che dice: guarda, potevi denunciare il comune. Sì, lo volevo fare, ma il fatto è che non so quanti avevano già denunciato il comune già 3-4 anni prima e alla fine non hanno risolto nulla, perché il comune era in deficit, in poche parole, comunque erano in bianco, in rosso, non so che dirvi, comunque non avevano soldi. Scusate ragazzi, ma ho preferito continuare a registrare il video dentro perché fuori si stava facendo buio e poi faceva anche un po' freddo. Voglio raccontarvi un po' l'episodio in breve, sarò molto breve. In poche parole, mi trovavo con la mia Dacia Sandero Stepway, stavo facendo una curva, ero appena uscito da questa curva e mi sono trovato davanti questa buca. Andavo piano perché, vi ho detto, ero appena uscito da una curva, stavo sui 20-25 km/h e purtroppo quando ho visto questa buca non ho potuto evitarla, sono entrato con tutte e due le ruote, la macchina ha fatto un sobbalzo tipo hazard e da lì entrava solo la prima e la terza. Ho chiamato Fabio, che tutti conoscete, almeno chi è che segue il canale Stepway Mania, anche lui supponeva che si fosse rotto o il supporto e il cambio. Sono dovuto tornare a casa con la prima e quando riuscivo mettevo anche la terza, anche se comunque era estate, c'erano molte macchine in giro, è stato davvero un casino. Ho fatto portare l'auto all'officina di fiducia dal mio amico Giovanni Vivenzio e ho fatto fare anche altre riparazioni di manutenzione. Il vero danno era il supporto, non proprio il supporto, si erano spezzate due viti che mantenevano questo supporto. In poche parole, ci sono tre viti che mantengono questo supporto e due si erano spezzate. La domanda nasce spontanea, ho chiesto al meccanico: ma è una cosa che succede? Lui mi ha detto: guarda, raramente, può succedere, ma come succede? E niente, lui ha detto: vabbè, dopo 6 anni, sai, forse le viti non erano più ben fissate, magari c'era un po' di gioco nella buca, hanno fatto gioco e si sono spezzate. Io, in tutta onestà, sono rimasto un po' deluso da questo punto di vista anche verso la Dacia, perché sinceramente non so, mi aspettavo, è una cosa mia, ma mi aspettavo che queste auto fossero un po' più forti, anche perché provengono da dei paesi dell'est. Ragazzi, sono cose che si sentono, diciamo, anche luoghi comuni, però quello che si sa dai paesi dell'est, dove le strade magari sono un po' meno asfaltate, ma forse sono come le nostre, perché le nostre non sono migliori delle altre nazioni. Beh, a parte gli scherzi. E quindi mi aspettavo che fossero delle auto, non so, un po' più dure. E hanno dovuto prima togliere le viti spezzate, poi rifare la filettatura da capo e rimettere le viti. Questo è un altro motivo per cui ho preferito registrare il video dopo alcuni mesi, anche per vedere un po' se risuccedeva, se è stato un caso. Però ripeto, due viti, questa cosa vi fa riflettere. Anzi, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, se a qualcuno di voi è mai capitato un episodio del genere. Io ripeto, non sono un esperto, non ne capisco nulla, però mi sembra davvero strano che si possano, capivo se si rompesse il supporto, però spezzarsi due viti e questo. Comunque, scusate il mio video sfogo sia verso
la nostra bella Italia, le nostre città, i nostri comuni che ci fanno pagare tante tasse, ma ormai è una storia che conosciamo tutti, e purtroppo abbiamo pochi servizi. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate anche voi nei commenti, e per il momento l'auto sta andando bene, vediamo, poi vi aggiorno, ok? Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!